Volevo iniziare la riflessione di quest'oggi con una bella notizia, ma poi, durante la settimana, le belle notizie giovedì sera all'improvviso sono diventate due e la seconda, quest'ultima, cioè la liberazione dell'amico padre Gigi McCalli, è diventata la principale. Troppo bello poter godere di nuovo della nostra amicizia dopo mesi di trepidazione tutta nostra e di tanta sofferenza, soprattutto sua, ma ugualmente non posso tacere dell'impegno gioioso che mi aspetta questa domenica. Dopo mesi di chiusura, rinvii, incertezze, finalmente ritornano anche gli sposalizi. E subito alla grande, ben due nella stessa giornata. Proprio per la contemporaneità delle due cerimonie, mi sento un po' come gli invitati della parabola di oggi, obbligato a declinare uno degli inviti. Ovviamente ho già trovato la scappatoia. Da una coppia sarò presente alla celebrazione in chiesa, qui a Segnano, al santuario del Binengo, mentre con gli amici Giusi e Luca condividerò la festa al ristorante. Il fatto che Gesù, per aiutarci a capire qualcosa del regno dei cieli, lo paragoni alla gioia della festa di nozze, credo sia un motivo grande di speranza e di felicità per noi, spesso preoccupati solo dei nostri problemi materiali, della salute, del lavoro, dei rapporti quotidiani con tante persone non sempre idilliaci e sereni. Poco importa se poi Gesù, secondo le consuetudini del suo tempo, non accenna neanche per sbaglio ad uno dei personaggi principali delle nozze, cioè alla sposa, anche se in altre parabole simili non manca questo riferimento, perché la sposa viene paragonata proprio alla Chiesa, comprendiamo che qui l'interesse principale del Maestro è per gli invitati. E non solo per il rifiuto dei primi che ha spalancato le porte a tutti, ma soprattutto per la disattenzione dell'ultimo arrivato, che non si preoccupa neanche di essere trovato con il vestito bianco, pulito, adeguato per la cerimonia di un matrimonio. Vista la reazione spropositata del padrone di casa di fronte a questa scortesia, dobbiamo pensare che per Gesù questo vestito bianco per le nozze deve rappresentare qualcosa di molto importante. Ed in effetti, nei secoli sono state scritte innumerevoli pagine di commento e di interpretazione sul suo significato. Senza addentrarci nelle mille riflessioni e suggerimenti evocativi che si sono accavallati nei secoli, mi sembra abbastanza chiaro che il Signore vuole innanzitutto renderci consapevoli che di fronte alla chiamata di Dio, che è sempre molto ampia, senza alcun limite o pregiudizio, la nostra risposta non può essere però un semplice assenso. Dobbiamo trovare la maniera di far seguire alle parole e alle affermazioni di disponibilità anche le opere concrete che testimonino il nostro interesse concreto a far parte del numero ristretto degli eletti. Davvero è indispensabile per noi essere trovati ricchi di opere buone, perché la nostra fattiva collaborazione alle proposte di Dio si manifesti nella attenzione a vivere ogni giorno le virtù, quasi indossandole come un abito prezioso e nello stesso tempo umile e quotidiano. Solo così potremo essere sicuri di avere sempre pronta la veste bianca, che ci permette di partecipare in pienezza alla festa del popolo di Dio, che si ritrova unito su questa terra, nella sua parola e nel regno dei cieli, nella sua gloria. Ed ora ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio.
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi dalle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.